Sono a fuoco, sì. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Vito Bella Vita. Oggi vi farò vedere come vincere una scommessa. E non sto scherzando, infatti. Vi farò vedere come vincere una banconota da 10 euro. E non fate gli azzardosi, come diciamo noi. Mantenetevi basso che le scommesse non sono buone. Comunque, potrete proporre questa scommessa ai vostri parenti, ai genitori. Se volete guadagnare 10 euro con la nonnina, quindi gli farete vedere questa scommessa e vi faccio vedere che voi vincerete queste 10 euro in maniera leale, ok? Ora, siccome è buio e io non ho a chi far vedere sta scommessa perché sono a casa da solo, devo andare a vincere questi 10 euro con il mio amico Chris, che è a casa, e io adesso lo vado a trovare. Lui non sa nulla. Gli proporrò questa scommessa in modo tale che lui perderà questi 10 euro e io lo farò in diretta per voi. Quindi mi raccomando, supportiamo questa serie con tanti like, ok? Ma sei proprio una persona cattiva. Quindi andiamo a casa di Chris. Non vi faccio vedere il tragitto perché è buio e non si vede niente. Quindi direttamente quando attaccherò la camera già saremo a casa di Chris, giusto? Bene ragazzi, eccoci qui con Chris, sono qui con Chris e lui non sa niente, ma io già gli ho spiegato un po' la situazione, è vero Chris? Allora, io ho portato... però puoi parlare, cioè... No, sì, perché non capivo... No. Comunque ragazzi, ho portato una bottiglia di birra vuota. Scusa, vuota? Scusa, c'era... Ti ho sporcato il tavolo di birra. Prendi un po' di carta. Ma perché vuota? Dovevi prendere piede. No, vuota, adesso capirai il perché. Aspetta, dammi qua prima che poi la finiamo di... Sto facendo un macello, Chris, non ti preoccupare. Poi ti giuro che pulisco. No, non ti... Pulisco tutto! Chris, scommetti 10 euro. Prendi 10 euro, prendi 10 euro. Ora vediamo se deciderai tu se scommetterli o no. Non ha 10 euro, c'hai burro, c'hai soldi. Eccoli qua, 10 euro. Allora, facciamo così, Chris. Io prendo sta bottiglia di birra. Bagnali. No, aspetta, non li devo bagnare. Non li devi bagnare, così. Allora, metto la bottiglia di birra al centro, ok? Allora, aspetta, prima accetti la scommessa, sì o no? Vabbè, accetto, dai. 10 euro che per te che cosa sono 10 euro? Io i soldi proprio li strappo. Aspetta, prima di tutto ti dico una cosa. Se tu riuscirai a vincere, io ti darò altri 10 euro, ok? Tu vincerai i 10 euro miei. Se invece non dovessi riuscirci, i 10 euro poi rimarranno a me, ok? Dillo alla telecamera, dillo alla telecamera. Affare fatto! Io di te non mi fido. Quindi, la scommessa consiste in questo. Dovrai togliere la banconota da 10 euro senza toccare la bottiglia in nessun modo e senza farla cadere. Ok, dovrai togliere 10 euro senza... E quindi okay. Cioè, come devo fare? Cioè, è che ci devi provare. Devo dire soltanto la banconota. Devi provare a togliere la banconota. Aspetta, rifletti con calma. Non devi fare cadere la bottiglia perché sennò hai perso la scommessa. Ma quanti tentativi c'ho? No, non hai tentativi, ne hai uno e basta. Quindi pensaci. Aspetta, faccio partire la musica. È caduta, hai perso. Dai, ti do un altro tentativo. Okay. Vuoi provare? Okay. Un tentativo, uno solo. Cioè. Vai. No, aspetta, io la chiamo la chiappa. Ok. È caduta. Basta, hai perso. Ora è arrivato il momento di fare vedere ai nostri telespettatori come si vince teoricamente questa scommessa. Allora, compa, prendi la camera. Allora, la soluzione è questa. Dovete prendere la banconota da 10 euro e cominciare ad arrotolarla in questo modo, ok? La dovete arrotolare, però dovete fare molta attenzione a non fare cadere la bottiglia e non la dovete nemmeno toccare, ok? Se voi, guardate, se vi muovete molto lentamente in questo modo e arrotolate, guardate, la bottiglia si sposta in questo modo e la bottiglia ovviamente non cade e non la state nemmeno toccando, quindi la scommessa è... cioè, non state infrangendo nessuna regola. In questo modo, guardate, avete tolto le 10 euro senza fare cadere la bottiglia e Chris, io ho vinto le tue 10 euro, quindi ormai sono mie, mi dispiace, adesso vado a fare il big money. Non vado però. Se mi riprendi ti do 2 euro per il disturbo. Comunque ragazzi, questo era un piccolo stratagemma, una piccola scommessa che potete proporre ai vostri parenti, ai vostri compagnetti per vincere 10 euro. Ovviamente potete farlo anche con 5 euro, ma non andate oltre 10 euro perché poi... Noi vi salutiamo, Chris, che facciamo, che gli diciamo? Lasciate un like qui sotto. Lasciate un like sulla pagina di Vito Bella Vita e sul canale YouTube. Sul canale YouTube. Sul video. A 200 mi piace uscirà il nuovo episodio, diglielo. A 200 mi piace uscirà il nuovo episodio, commentate. Mettete se volete farlo con le 5, con le 10 euro. Già ragazzi, esperto. Fatelo con i 50 centesimi. Arrotolate i 50 centesimi. Quindi ragazzi, con Chris che lava i piatti sullo sfondo, è tutto. Saluto Giorgia Romeo, Ludovico Mille.
Achille ed Elena Negretti. Commentate qui sotto se volete essere salutati in un prossimo video, ok? Io vi saluto, un bacio da Vito Bellavita, ciao!